Era tornata la settimana scorsa da un viaggio in Turchia assieme al marito ed altri familiari. Una gita di gruppo con una folta comitiva fatta anche di amici e conoscenti. È durante il tragitto che la donna, 59enne residente di Areno Irpino, potrebbe aver contratto il virus. Ritornata nel suo comune di residenza dopo qualche giorno, la donna ha iniziato ad accusare sintomi influenzali. Al marito, un medico del frangipane di Areno Irpino scatta il sospetto che possa trattarsi di coronavirus. La corsa in ospedale nel pomeriggio di due giorni fa, la tenda del il triage saltata a pie pari, l'ingresso nella camera calda del reparto d'emergenza dove i medici la indirizzano al reparto di radiologia per fare un attack attraverso cui aumenta il sospetto che possa trattarsi del temuto virus cinese. All'interno dell'ospedale scatta l'allarme, pronto soccorso chiuso per sanificazione, disposto l'isolamento per medici, infermieri e pazienti venuti a contatto con la donna. Anche la radiologia viene sanificata, la donna invece viene trasferita immediatamente al Moscati di Avellino dove viene sottoposta a tampone. L'esito arriva nella serata di ieri, positivo. La 59enne è il primo caso di coronavirus di Irpinia. La donna rimane ricoverata in isolamento all'interno della città ospedaliera. Inizia la rincorsa dell'ASL per ricostruire tutti i contatti avuti dalla signora negli ultimi giorni. Per ora i dati diffusi dall'ASL parlano di 33 persone sottoposte a quarantena, tra pazienti e familiari e soprattutto personale medico. In isolamento fiduciario sono finiti sei medici, tre os, tre infermieri, una guardia giurata, tre operatori del 118, l'ospedale, già in gravi carenze d'organico, faticherà ad assicurare i servizi primari a partire dal pronto soccorso ancora chiuso. Il numero delle persone in quarantena è destinato a salire quando l'ASL terminerà di ricostruire tutti i movimenti della donna e già comprende le persone venute a contatto con il secondo caso sospetto. Questa volta si tratta di un uomo di circa 50 anni, sempre di Reano Irpino, arrivato all'ospedale con il 118, che ha evitato il triage e consegnato l'uomo direttamente ai medici del pronto soccorso. Il cinquantenne presentava un quadro sintomatico ancora più grave rispetto alla donna. Da qui la seconda chiusura del reparto d'emergenza con il personale medico rinchiuso all'interno assieme all'uomo in isolamento per oltre dieci ore, fino a quando Al Moscati si è liberato un posto in malattie infettive, poi è scattato il trasferimento ad Avellino. Solo nella serata di ieri il tampone si attende ancora l'esito. Mentre Ariano attende di capire dall'ASL tutte le nuove disposizioni e conoscere quante sono esattamente le persone sottoposte alla quarantena. Si allarga a macchia d'olio l'allarme coronavirus, diverse le famiglie in isolamento in Irpinia dopo la fuga dai paesi del nord Italia scattata a seguito del contagio. Prima che venissero blindati i comuni della Lombardia, diversi gli Irpini che sono rientrati a casa, più di 30 le persone attualmente in isolamento. Il primo caso noto è quello di un cameriere 27enne di Montefusco rientrato a casa dei genitori. La notizia rimbalzata su chat, Whatsapp e social ha scatenato tutta una serie di commenti offensivi, fino anche minacce pubblicate da haters su Facebook. Il sindaco Gaetano Zaccaria ha preso la notizia del suo rientro e ne ha disposto tempestivamente l'isolamento. Resterà in quarantena per due settimane assieme alla sua famiglia. Dopo un primo momento in cui si era diffusa la notizia che il giovane avesse utilizzato i mezzi pubblici per rientrare il 27enne ha chiarito di essere tornato da solo in auto Autobus e treno invece sarebbero stati utilizzati da due fratelli di Lauro che due giorni fa sono arrivati alla stazione centrale di Napoli hanno 27 e 29 anni ed insegnano in una scuola in un comune vicino Lodi 18 le persone in quarantena tra familiari e residenti vicino ai giovani compreso un cugino che è andato a prenderli alla stazione con lui isolata anche la sua famiglia. Il sindaco Bossone ha emesso le ordinanze in via precauzionale. In isolamento anche una famiglia di Taurano dopo il rientro di un 27enne che stava all'Odi nonostante il paese blindato ha violato il coprifuoco ed in auto ha raggiunto il comune Erpino, divieto di contatto con altre persone per lui, sua madre, la fidanzata di Moschiano e i suoi genitori. Il sindaco di Carife Antonio Manzi ha fatto scattare la procedura della quarantena anche per un autotrasportatore di origini bulgare. L'uomo è stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine. I militari hanno accertato che proveniva proprio dalla zona del focolaio di Lodi. Piantonato dai carabinieri, è in isolamento assieme alla moglie e ai due figli. Intanto anche un noto imprenditore arianese è ricoverato in isolamento con broncopolmorite al frangipane, è rientrato dalla Croazia, dove si trovava per lavoro. Non si parla di coronavirus, ma è attenzionato. Tutte le procedure adottate finora sono in via precauzionale, al momento nessuno presenta sintomi del coronavirus, intanto l'ASL ha disposto la vigilanza sanitaria per monitorare tutte le situazioni. Muniti dell'autocertificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio, quello firmato ieri sera, ci spostiamo ovviamente per ragioni connesse alla professione che svolgiamo, muniti di dispositivi di sicurezza, andiamo a vedere come Avellino, come il capoluogo irpino vive questo primo giorno connesso all'allargamento della zona rossa a tutto il Paese. La dimostrazione plastica di come il capoluogo stia vivendo il primo giorno di isolamento generale nello scarno al flusso di auto intorno al Tribunale. Normalmente a tutte le ore del giorno questa è la zona più trafficata della città. Ecco come si presenta a mezzogiorno Piazza Libertà, il cuore di Avellino, una piazza semideserta, un'altra dimostrazione di come questa città la sua comunità stiano vivendo con grande apprensione le nuove disposizioni arrivate dal governo. Siamo nella parte alta di via Roma, nei pressi della facoltà di enologia dove c'è un primo checkpoint da parte della Polizia Municipale di Avellino. Alla rotonda di via nazionale Torrette troviamo invece il posto di controllo eseguito dalla Polizia di Stato. Molte le vetture fermate, pochi gli avellinesi in giro per il capoluogo, soprattutto agenti di commercio e fattorini per le consegne. Chiudiamo questo nostro viaggio. Primo giorno ai tempi della nuova ordinanza che prevede l'isolamento totale, spostandoci fuori dai confini amministrativi del capoluogo, siamo alla rotonda del Movieplex, Mercogliano, nei pressi anche del Casello della 16, nell'autostrada Napoli-Bari, dove troviamo un posto di controllo dell'arma dei carabinieri. Disciplina, comprensione e fiducia a tanti, i controlli effettuati, il segnale di un territorio presidiato c'è tutto, in giro solo per necessità, lavoro, spesa, acquisto farmaci. Al Moscati il primo bambino nato da una mamma positiva al coronavirus si chiama Mario, pesa 3 kg e 350 grammi ed è venuto alla luce ieri mattina. Sua mamma era stata trasportata al pronto soccorso ostetrico della città ospedaliera a bordo di un'ambulanza del 118. Aveva diversi sintomi riconducibili al Covid-19. Con tutte le attenzioni del caso, quindi attraverso un percorso protetto, la donna è stata condotta nella sala operatoria. Immediatamente le è stato praticato il tampone. Poi l'equipe dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia diretta da Lesario Struzziero, indossando i dispositivi di protezione e seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti ha fatto nascere il piccolo. Il bambino ha spiegato il primario struzziero era in presentazione podalica ed è stato necessario quindi ricorrere al parto cesareo. Pur non avendo ancora un riscontro della positività della mamma al Covid-19, sia l'intervento chirurgico che la fase successiva al parto sono stati eseguiti in maniera attenta e scrupolosa. Dopo il parto la donna è stata sistemata in isolamento in un'area protetta e separata dal resto dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. Anche il piccolo Mario si trova in un'incubatrice in una stanza isolata. Il neonato, che versa in ottime condizioni, spiega Sabino Moschella, responsabile dell'unità operativa di patologia neonatale TIN, è assistito 24 ore su 24 da un'infermiera dedicata che indossa i dispositivi di sicurezza. Nel pomeriggio di ieri, il tampone della donna, processato nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda Moscati, è risultato positivo al test per il coronavirus, mentre si conoscerà oggi il risultato del tampone eseguito sul figlio. La letteratura al riguardo, sottolinea Struzzero, restituisce dati confortanti e il piccolo dovrebbe risultare negativo. In ogni caso, saranno seguite tutte le indicazioni previste. L'importante è che per il momento madre e figlio stiano bene. I 25 tamponi positivi sugli 88 complessivi effettuati alla residenza per anziani e centro di riabilitazione Minerva di Areano Irpino fanno salire notevolmente i numeri del contagio in Irpinia, rendendo ancora più drammatica la situazione di Areano Irpino. Questi 25 positivi si sono aggiunti alle 228 persone residenti in Irpinia affette dal coronavirus, portando così il totale a 253 casi. Circa la metà provengono dal comune del Tricolle e 14 fanno parte del nuovo focolaio del centro Minerva tra operatori e Nel resto dell'Irpinia, nella serata di ieri, si sono aggiunti altri 6 positivi, in un caso si tratta di un infermiere di Avella, malato anche responsabile della centrale operativa del 118 che però risiede a Salerno. Il numero totale dei sanitari dell'ospedale Moscati affetti dal virus sale dunque a 16, mentre sono 13 i sanitari del Frangipani positivi al virus. 30 dunque i nostri operatori in Trincea nelle strutture del nostro territorio che sono stati contagiati. Ieri sera il Covid-19 ha fatto la sua comparsa anche che nel comune di Montoro fino ad ora a zero casi. Nessun caso invece a Capriglia, L'ASL ha rettificato, specificando che si trattava di un paziente di Mercogliano, primo a San Sosso Baronia, mentre San Martino Valle Caudina arriva a tre. E intanto sale a 26 il numero delle vittime Irpine del coronavirus. Alla triste lista si sono aggiunti stamattina i decessi di altri due pazienti: si tratta di un uomo di 85 anni di merito Irpino che si è spento nel reparto di rianimazione del Moscati e di una donna, 89enne di Ariano Irpino, che è morta all'ospedale Frangipani. Ma arrivano finalmente anche buone notizie. C'è il quarto guarito. Si tratta di un 43enne di Savignano Irpino. Era ricoverato al rummo di Benevento da giorni. È stato dimesso in giornata. E la settimana di Pasqua il governatore della regione Campania ha ribadito lo sforzo necessario a non allentare: bisogna restare a casa. L'isolamento è necessario per prevenire il contagio e poter uscire gradualmente dal lockdown. Il fine settimana che sta per arrivare prevede un'ulteriore intensificazione dei controlli già presenti costantemente sul territorio. Compatte le forze dell'ordine hanno già predisposto piani di controllo ulteriori per evitare gli spostamenti sia negli stessi comuni che da una zona all'altra della provincia. Sulle principali arterie autostradali, la Polizia Stradale controllerà sistematicamente ogni veicolo in transito, facendo confluire ogni auto in posti di blocco. Verifiche a tappeto, più controlli anche da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che aumenteranno l'attenzione sulle località che negli anni passati sono state maggiormente interessate dagli spostamenti per le festività. Alta l'attenzione anche sui locali, ristoranti e simili che hanno l'obbligo della chiusura. Anche la Polizia ha previsto molte più volanti in strada a controllo del rispetto delle norme, così come la Municipale e la Guardia di Finanza. Le sanzioni che si rischiano sono pesanti. Ricordiamo che bisogna uscire di casa solo per motivi necessari e urgenti per non incorrere nel pagamento di una sanzione che può arrivare fino a 3.000 euro. È iniziato il trasferimento dei pazienti Covid nella Palazzina Alpi, ribattezzata Covid Hospital. Annunciata in avvio della fase emergenziale, la dirigenza del Moscati è riuscita a completare l'adeguamento, rifornendo la struttura di tutte le migliori tecnologie a disposizione per la cura e le terapie dei malati Covid. 52 in tutto i posti letto a disposizione, 26 di subintensiva. Per ora sono attivi 16 di quelli di terapia intensiva, dotati di monitor e ventilatori polmonari. La Palazzina permette di isolare i pazienti affetti da coronavirus virus, mettendo in sicurezza il resto dell'ospedale, degli utenti e del personale sanitario. Il Moscati si prepara quindi non solo ad affrontare meglio l'emergenza, ma anche ad assicurare l'attività ordinaria per tutti gli utenti. E il lavoro svolto e le spese fatte per le attrezzature assicurano un investimento per il futuro, in grado di migliorare le performance e il patrimonio della città ospedaliera di Contrada Moretta. Attualmente il Covid Hospital è costituito da 14 posti letto di area rossa di terapia intensiva quindi, 10 posti letto di area gialla, terapia subintensiva, 26 posti letto di area verde, degenza ordinaria, con 2 posti letto rene per pazienti Covid. Inoltre è stato dotato di una TAC dedicata di 64 slice di ultima generazione, con modulo di intelligenza artificiale. Infine abbiamo avviato i lavori per attrezzare una sala operatoria da dedicare. L'obiettivo che ci siamo posti, enunciato anche dall'Organizzazione dall Mondiale della Sanità, è quello di consentire l'assistenza ospedaliera nelle condizioni di massima sicurezza possibile, attraverso la separazione fisica delle strutture. Il risultato atteso è il contenimento della circolazione virale sia nei pazienti che nel personale di assistenza. È tutto pronto per la nuova area Covid all'interno del frangipane di Ariano Irpino: 33 posti letto, 7 di intensiva, 10 di subintensiva e altri 16 di degenza normale in un'area separata dell'ospedale, permettendo al resto del nosocomio di Ariano Irpino di ripristinare le attività ordinarie in completa sicurezza per gli utenti. La morsa del contagio sembra aver rallentato la presa e l'ASL ne approfitta per riorganizzare strutture ospedali. Non l'unica novità positiva, buone notizie anche per il Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, dove sono pronti 6 posti di terapia. Terapia intensiva e 4 di cardiologia. Ora per attivarli manca il personale, ma la manager dell'ASL, Maria Morgante, annuncia di riuscire a concludere le procedure concorsuali in tempi brevi. Ospedale di Ariane Irpino. Saranno riaperti alle attività ordinarie, oltre che di emergenza, i nostri reparti. Il 4 maggio sarà inaugurato il nuovo reparto di neurologia con 10 posti letto. Di cui 4 intensivi e 6 eh, ordinari. Riaprirà la cardiologia che fino ad oggi ha garantito l'emergenza con i 5 posti UTIC. Aprirà il blocco operatorio, quindi anche le attività programmate, quindi ortopedia, chirurgia, eh, ginecologia. Riaprirà la eh, pediatria. Eh, San D'Angelo dei Lombardi, anche per San D'Angelo dei Lombardi sono in corso lavori per la realizzazione di sei posti letto di terapia intensiva eh, lavori che eh, saranno completati entro il 15 di maggio intanto eh, stiamo lavorando per la installazione di una nuova TAC, anch'essa operativa per il 15 di maggio in anni i lavori invece per la realizzazione del reparto di cardiologia, che ricorda tutti il reparto di cardiologia con sei posti letto realizzato con i fondi del progetto pilota, sono stati portati a termine. L'ordinanza numero 52 della regione Campania dà il via libera ad altre attività finora bloccate per evitare la diffusione del virus. Riaprono oggi. Piscine e centri termali della Regione nel rispetto rigido del protocollo, mentre da domani via libera all'attività di circoli culturali e ricreativi, ma anche corsi di formazione svolti in presenza sia pubblici che privati, le attività di stage e gli esami finali. Riaprono anche parchi tematici e parchi acquatici. Nell'ordinanza si chiarisce anche che resta vietato il servizio a buffet, in bar e ristoranti, ma solo in modalità self-service. È consentito invece con personale addetto, in modo che i clienti non tocchino il cibo, e sempre nel rispetto delle distanze ed indossando la mascherina. Nei centri culturali bisognerà riorganizzare spazi, percorsi e programmi delle attività per garantire almeno un metro di distanza sia all'interno che all'esterno. Per giochi da tavolo, biliardo o bocce, bisognerà ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti dovranno essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo restano vietati invece i giochi di carte perché non possono essere disinfettate ad ogni turno. Tutte le attività che riaprono dovranno garantire il ricambio d'aria, il distanziamento sociale, la disinfezione, dovranno esserci soluzioni igienizzanti per le mani ed un elenco di chi ha frequentato l'attività da conservare per almeno 14 giorni. Si è svuotata la palazzina Covid dell'ospedale Moscati, al suo interno infatti non ci sono più Pazienti affetti da coronavirus, gli ultimi due pazienti che erano ricoverati e che sono tuttora ricoverati all'interno della terapia intensiva, si sono negativizzati e quindi verranno trasferiti all'interno della rianimazione normale dell'ospedale Moscati. Questo, ovviamente, per ottimizzare le risorse e quindi non c'è più la necessità di tenere la palazzina anti-COVID aperta. Questo è un deciso segnale di incoraggiamento per tutta la provincia di Avellino che è nata da qualche giorno nella fase 2. È rimasto un solo positivo al covid in tutto l'ospedale Moscati, un paziente in cura presso il reparto di malattie infettive, ma dal nosocomio di Contrada Moretta arrivano notizie di poco confortanti. Tutti i pazienti che erano in cura presso la palazzina anti-covid, allestita con 52 posti letto di terapia intensiva e subintensiva in piena emergenza, si sono negativizzati e sono stati trasferiti presso la reanimazione dell'ospedale. Erano rimasti solo in due, entrambi in cura in terapia intensiva. Le verifiche dei tamponi hanno assicurato che sono riusciti a debellare il virus, anche se ancora devono sottoporsi alle terapie ospedaliere per rimettere in sesto l'apparato respiratorio fortemente provato dal Covid. Dopo meno di tre mesi dall'inizio dell'epidemia e un mese dopo l'inaugurazione, la palazzina anticovid del Moscati chiude dunque le sue porte non avendo più malati da curare. Buone notizie anche dal Frangipane, dove sono solo tre i positivi in cura presso l'ospedale e nessuno di loro in terapia intensiva. L'Irpinia, grazie al lavoro incessante del suo personale sanitario, sta guarendo dal Covid. La lista dei contagiati Irpini di rientro dalle vacanze si allunga. Stamattina si segna un più due. Si tratta di una persona residente nel comune di Sirignano ed una nel comune di Quindici. Entrambe attendevano l'esito del tampone naso faringeo in isolamento domiciliare. 50 i casi risultati dell'estate, comunicati dall'Asle di Avellino. Ma si tratta di un numero meramente indicativo perché fino a questo momento gli irpini che si sono sottoposti al test direttamente in aeroporto e sono risultati positivi non sono stati comunicati. Intanto l'azienda sanitaria locale ha diffuso i dati relativi ai tamponi dei residenti ad Avellino e Provincia rientrati dall'estero che si sono segnalati e si sono recati alle tre postazioni fisse organizzate sul territorio a Campogenova, al Palacardito D'Ariano. E a Sant'Angelo dei Lombardi 1.120 test effettuati fino ad oggi, 18 i positivi, mentre 973 hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare perché negativi al Covid-19. In attesa dell'esito del tampone nasofaringeo ed in quarantena ci sono attualmente 129 persone, quelle che si sono sottoposte all'esame nella giornata di ieri. In base all'ordinanza regionale le attività di screening continueranno fino al 31 agosto e resta l'obbligo per chi rientra dall'estero di segnalare il proprio rientro all'ASL e di osservare l'isolamento domiciliare fino al tampone negativo. Anche l'Irpinia comunque non fa eccezione, segue l'andamento dei contagi nel resto dello stivale, si tratta quasi totalmente di giovani asintomatici rientrati dalle vacanze, i viaggi in paesi a rischio come la Grecia, la Spagna, ma anche dalla Sardegna. Focolaio di contagi ad Avellino per ora accertati sui primi 200 contatti del cluster familiare 15 nuovi positivi. Nell'ultimo report dell'ASL a diretti componenti dello stesso nucleo familiare e a quattro amici si sono aggiunti altri tre soggetti che risiedono nel comune di Mercogliano e due che si sono fermati in quel comune ad attendere l'esito, oltre ad altri due avellinesi positivi tutti si trovano in isolamento domiciliare intanto l'indagine dell'azienda sanitaria locale prosegue sulle persone che sono state a contatto con loro di tutti i soggetti attualmente positivi in condizioni più gravi c'è soltanto il 60enne dipendente della provincia che sabato scorso ha accusato i sintomi della malattia e si è recato al Moscati con febbre alte e tosse alla polmonite e si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive la provincia intanto anche domani e dopodomani vedrà sede chiusa e dipendenti smart working per gli ultimi. Lavori di sanificazione. Contemporaneamente nell'ultimo report dell'ASL è stato comunicato il contagio di altre due persone residenti nel comune di Mercogliano, si tratta di padre e figlia rientrati dalla Puglia. Il sindaco d'Alesso ha chiesto ufficialmente all'ASL dei tamponi di massa per domani 110 in tutto. I residenti nel comune di Mercogliano che verranno sottoposti a screening di questi 80 sono gli esami richiesti direttamente dal sindaco perché contatti di positivi derivanti dall'indagine internazionale. Interna, mentre sono scattate le misure di prevenzione che riguardano i contatti sia in termini professionali che familiari. Si aggiungono alla lista dei nuovi irpini positivi al coronavirus un residente nel comune di Montemiletto, rientro extraregionale, un residente nel comune di Montemarano, contatto di un positivo extraregionale, ed una donna di 23 anni, residente a Montoro, caso comunicato dal sindaco Girolamo Giaquinto. In tutta la regione, su 5.134 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 117 i nuovi casi di Covid-19, di cui 29 provenienti dalla Sardegna e 10 da paesi esteri. Il nuovo record di contagi nella regione Campania, 295 in sole 24 ore, preoccupa e non poco. Il governatore De Luca aveva già anticipato lo scorso venerdì che sarebbero stati presi provvedimenti nel caso in cui i contagi non fossero diminuiti. In arrivo dunque ulteriori misure restrittive, oltre alle mascherine obbligatorie anche all'aperto e ai controlli intensificati per chi torna dall'estero all'aeroporto di Capodichino. Sarebbe già pronta una nuova ordinanza il mattino di Napoli che racconta come a Palazzo Santa Lucia si starebbero valutando nuove restrizioni che riguarderebbero in particolare locali notturni movida e assembramenti. L'ipotesi di un nuovo lockdown sembra essere al momento poco plausibile, ma ci saranno altri correttivi sulla vita quotidiana dei campani per ridurre i contatti e la conseguente diffusione del coronavirus. Bisogna correre ai ripari e bisogna farlo in fretta prima che anche l'influenza autunnale arrivi a complicare le cose, incidendo sui ricoveri negli ospedali già al collasso. Si pensa per questo a strutture che possano accogliere i pazienti asintomatici o pauci sintomatici che abbiano bisogno di allontanarsi da casa oppure per dimettere pazienti quasi guariti ma non ancora negativizzati. Che potessero verificarsi situazioni critiche con la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza era immaginabile. Che però potessero interessare tanti istituti della provincia e così presto preoccupa e non poco. I casi delle ultime ore riguardano il comune di Lioni, dove il sindaco Gioino stamane ha evacuato l'istituto comprensivo del paese dopo aver avuto l'esito positivo del tampone di un insegnante della scuola d'infanzia. È stato proprio il primo cittadino a recarsi personalmente a scuola ed accompagnare i piccoli studenti. All'uscita, rassicurando le famiglie. Contemporaneamente, oltre a disporre la chiusura delle scuole fino al prossimo 7 ottobre, ha usato lo stesso provvedimento anche per i parchi comunali. Sempre di poche ore fa è la notizia che riguarda l'Istituto Tecnico-Tecnologico Guido D'Orso di Avellino. Uno studente della prima A è un caso sospetto di Covid-19 per cui le attività didattiche in presenza sono state sospese per tutta la classe e tutti i compagni sono in isolamento domiciliare fino all'esito del test. Nel frattempo verranno seguiti tutti i protocolli obbligatori secondo la normativa. Stamattina anche il Comune di Teora ha deciso di chiudere le scuole. Oggi gli studenti usciranno un'ora prima. Ma in via cautelativa, da domani fino a mercoledì, resteranno chiuse nel suo comune. Il sindaco Farina ha deciso di prendere questo provvedimento perché la docente positiva di Dioni insegna anche a Teora. Già chiuse le scuole a Montella, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Cassano, Mirabella, Cervinara e Solofra. Intanto stasera i 25 sindaci del progetto pilota Alta Erpinia si incontreranno per sviluppare delle linee d'azione comuni ed adoperare provvedimenti condivisi e quanto più possibile omogenei sul territorio. Intanto nell'ultimo report dell'ASL 18 i nuovi positivi, 8 residenti nel comune di Cervinara, 6 a Baiano, 3 a Mugnano del Cardinale, uno a Moschiano, a questi va aggiunto il caso della docente della scuola di Lioni. In Campania invece nelle ultime 24 ore 390 positivi su 8.311 tamponi effettuati, 0 decessi e 463 guariti. Servono posti letto per i malati covid. L'unità di crisi della regione Campania ha scritto a tutti i direttori generali di ASLE e delle aziende ospedaliere per riconvertire quanto più reparti possibili in area Covid. In quelle unità dove già sono state sospese le attività in elezione e non va garantita l'urgenza, bisognerà adeguarsi per poter eventualmente accogliere e curare pazienti che hanno contratto il coronavirus. La cosiddetta fase D, che prevedeva l'attivazione di 1650 posti letto nelle strutture pubbliche, è conclusa e bisogna andare oltre. Alla Città Ospedaliera San Giuseppe e Moscati sono già diversi reparti convertiti: medicina d'urgenza, geriatria, malattie infettive, oltre ai 42 posti dell'Andolfi di Solofra. Attualmente all'Ospedale del Capoluogo sono ricoverati complessivamente 79 pazienti. 34 nella Palazzina Alpi, di questi 7 sono più gravi e sono intubati nel reparto di terapia intensiva. Attualmente restano liberi 3 posti letto. 12 pazienti meno gravi si trovano invece nella struttura di Solofra, mentre ci sono anche persone nell'area dedicata del pronto soccorso che attendono di essere ricoverati. Galoppa veloce il virus nella nostra provincia e i casi si stanno diffondendo sul territorio. Nell'ultimo report dell'Aslo sono 69 nuovi positivi. Su 720 tamponi effettuati, a questi va aggiunto la positività di una donna di Lioni ricoverata al Moscati comunicata dal sindaco nella serata di ieri. In cima alla lista dei comuni erpini con più casi c'è Mirabella e Clano, ma il capoluogo con 122 contagiati fino a questo momento rischia di finire al primo posto perché dopo alcuni problemi di comunicazione stanno arrivando tutti gli esiti dei tamponi processati nei laboratori privati. A Mercogliano, Precisiamo che nessun dipendente del comune è risultato positivo. Il sindaco D'Alessio ha disposto che vengano effettuate sanificazioni con una certa costanza all'interno del municipio per precauzione e per garantire la sicurezza dei dipendenti. Intanto sul territorio comunale, sebbene negli ultimi giorni ci sono stati una decina di positivi, si tratta di familiari di persone già positive e quindi in isolamento. La situazione non è da sottovalutare ma è sotto controllo. Facciamo indagini epidemiologiche a tappeto andando anche oltre il lavoro dell'Asla, ha spiegato il primo cittadino di Mercoiano. Da attenzionare la situazione in una RSA di Nusco sul sito del Comune si legge che nessun residente di Nusco è risultato contagiato, ma si tratta di un operatore e di una paziente di 91 anni che è ricoverata al Moscati. Le positività emerse durante lo screening periodico che viene effettuato nella struttura immediatamente. È scattato il protocollo di sicurezza, è stata sanificata la struttura e sono stati effettuati i tamponi a tutti i degenti e gli operatori. Ora si attende l'esito dei controlli. Intanto, nelle ultime 24 ore l'unità di crisi della regione Campania ha comunicato 1981 nuovi positivi su 11.569 tamponi effettuati. L'Irpinia Piange un altro medico vittima del coronavirus si è spento all'ospedale Moscati Leonardo Nargi dopo aver lottato due mesi nel Covid hospital dell'ospedale avellinese. Stamattina ha smesso di vivere nonostante cure e terapie il medico da decenni in servizio presso la clinica Malzoni aveva 71 anni lavorava presso il reparto di ostetricia della struttura sanitaria di Viale Italia che perde un altro stimato professionista dopo il decesso soltanto due settimane fa del compianto Sergio Pascale la scomparsa di Leonardo Nargi ha lasciato sgomenti pazienti e colleghi. Stimato professionista erpino, è il terzo medico dopo Maiocca e l'anestesista Pascale che perde la sua battaglia contro il Covid-19. Il suo non è l'unico decesso di stamane al Moscati. Si sono spente per Covid anche una 78enne di Rotondi ed una 81enne di San Nicola Baronia. La lista delle vittime erpine della seconda ondata arriva a 100. 131.